grazie, ringrazio il comitato e comunque i parlamentari qui presenti per la possibilità sia di essere qui che di aver potuto collaborare insieme in questa petizione che ha avuto un fattore di crescita molto importante per le nostre realtà e comunque una valida proposta per il, diciamo, per il futuro, come dicevamo nell'intervento precedente. Io sono autore dell'Italia. Giusto. Io mi chiamo Carlo Giovani e assieme a Matteo Giugoaz siamo i coordinatori nazionali di Unilab Svolta Studenti. Siamo due ragazzi rappresentanti il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, che è un organo consultivo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Più o meno l'introduzione può essere questa. Bravo. Di cosa ci parli? Io vorrei toccare due temi. In primis il diritto allo studio nel nord Italia, che, diciamo, collegandomi agli interventi precedenti, ritengo sia importante inquadrare. Nella regione Lombardia abbiamo un 20% circa di doni non beneficiari alla borsa di studio, che vengono in parte colmati dalle università stesse, che mettono dei fondi propri per andare a coprire e a garantire a tutti questo diritto. In più, a livello italiano abbiamo una carenza di strutture di residenza, come diceva già Guglielmo, che vengono implementate con la legge 338 del 2000. Ad oggi solo il 3% di universitari abitano in uno studentato. È un numero molto basso che ci mette alla coda delle classifiche europee, pensando anche che vivere a Milano è costoso. Vivere a Milano in media costa ad esempio 514 euro per una camera singola in un appartamento condiviso. Quindi è un costo ingente che ritengo si possa abbassare andando a costruire residenze universitarie, andando a favorire il diritto allo studio. Il secondo tema che volevo trattare è il tema dei trasporti. Secondo me non è indifferente, è un tema importante, che sotto Natale, sotto le feste, tutti gli studenti fuori sede si trovano ad affrontare. Sappiamo che il trasporto locale è, diciamo, viene risolto il tema del trasporto locale grazie alle regioni o alle realtà locali. Ad esempio in Sardegna c'è il tema della continuità territoriale, la regione Campania ha stanziato dei fondi per avere gli abbonamenti gratuiti per gli studenti e residenti. Il comune di Milano prevede uno sconto per gli under 26 e ad esempio l'Università di Bologna e il comune di Firenze contribuiscono affinché gli abbonamenti costino meno per queste categorie di studenti e di ragazzi giovani. Però si potrebbe fare molto di più. Ad esempio in Germania è istituito il semester ticket, ovvero una tassa, l'unica modalità di contributo studentesco degli studenti, che oltre che contribuire alle spese di gestione va anche a permettere agli studenti di viaggiare gratis nel Land, nella regione della Germania dove risiedono. Questa è una cosa importante che potrebbe essere utile, a mio avviso, anche per gli studenti italiani che per tornare a casa possono trovare spese ingenti, anche 500-800 euro, leggevamo sui giornali ieri, per appunto tornare a casa per le teste, ad esempio. Bene, grazie. Matteo, Retta, residenze e trasporti. Fino adesso abbiamo parlato di questo. Che cosa si può aggiungere per il rilancio dell'università? Prima di tutto buongiorno a tutte e a tutti, sono Matteo Giugoaz, lo stesso che ha presentato Carlo, quindi non mi ripresento. E finora abbiamo parlato di diritto allo studio. E il diritto allo studio è fondamentale, è una battaglia di civiltà, se siamo qui in questa sala tutti quanti assieme è perché lo pensiamo, però il diritto allo studio dobbiamo avere anche un pochino il coraggio e la lungimiranza, secondo me, di dircelo, serve a poco se mandiamo tutti quanti gli studenti che lo meritano all'università, ma non gli diamo università di qualità, non se lo sta sull'Italia e se noi come rappresentanti anche permettiamo che non ci sia università di qualità. E quindi siamo davanti a una scelta, praticamente. Il mio discorso va oltre il diritto allo studio, perché una vittoria nel diritto allo studio è una vittoria di Pirro se non c'è qualità nella didattica, se non c'è internazionalizzazione, se non c'è un buon inserimento nel mondo del lavoro. E queste sono le tematiche che io vorrei toccare in questo intervento. Vuol dire fare una scelta di campo, vuol dire per la prima volta nella storia repubblicana mettere al centro del dibattito mediatico e del dibattito politico l'università e gli studenti. Quindi credere
negli studenti, investendo non solo risorse, io studio economia come altri in questa stanza e le risorse sono limitate, ma energia, tempo e prospettiva, nel cercare di disegnare un'università più moderna, più innovativa e che possa formare davvero le ragazze e i ragazzi che escono dal liceo per la vita e per il lavoro, che possa fungere da ascensore sociale, secondo me poi lo scopo più importante è che possa davvero essere un baluardo contro l'ignoranza e la disinformazione, che è un po' il male del nostro tempo. Ecco. Detto da un economista mi sorprende, questo è un argomento più domanista di solito. È una foto classico, sono variegato. La matrice classica viene fuori. Per quanto riguarda le proposte pratiche, una bellissima slide che purtroppo per problemi di sistema wifi non è stata proiettata, ma va bene uguale, ve la racconto. È didattica. La didattica ad oggi è un po', diciamo, è eccellente, la didattica è fantastica, però un po' vecchia. Vorremmo una didattica più innovativa, più multidisciplinare, apriamoci alla doppia matricolazione, apriamoci al minor, apriamoci alla possibilità di avere percorsi di studio ibridi tra le materie che sono ovviamente complementari. Questo può dare un vantaggio ai nostri laureati sia nel mondo del lavoro italiano che nel mondo del lavoro in generale internazionale. Ma ancora di più, oltre a usare sulla didattica, andiamo sull'internazionalizzazione. L'estero è una risorsa, non deve essere una paura. I ragazzi devono andare all'estero. Abbiamo, oltre al tasso di abbandono citato prima, un dato secondo me scandaloso, la percentuale di studenti che partono in Erasmus. Parliamo di meno del 5% degli studenti, per motivi economici o per motivi di possibilità, perché non si sa l'inglese, perché non ci sono corsi in inglese in Italia, che molti corsi di università non sono impartiti in inglese, non ci sono professori internazionali, non c'è l'incentivo dato nei piani di studio ad andare all'estero. Quindi una possibilità di arricchimento enorme, c'è una possibilità di arricchimento enorme che è andare all'estero. E poi, diciamo, la funzione, una delle funzioni principi dell'università, quindi abbiamo detto didattica, quindi didattica sia come preparazione al lavoro che come cultura, abbiamo detto internazionalizzazione, diciamo anche inserimento nel mondo del lavoro. Cioè, l'università deve accompagnare lo studente nel mondo del lavoro e se non lo fa serve poco, effettivamente. E tutto questo. E qui viene fuori l'economista. Concludo, esatto. E tutto questo è una battaglia complementare che va portata avanti parallelamente al diritto allo studio. Il diritto allo studio richiede tanti finanziamenti. Molte delle proposte che noi vogliamo portare avanti e che abbiamo cercato di far risuonare nella petizione sono proposte che non richiedono per forza investimenti. Quindi sono due battaglie, due lotte che possono essere portate avanti contemporaneamente nei rispettivi campi. E questo per ancora riportare il tema della petizione per dare un futuro migliore sia all'università italiana, ma soprattutto a chi dell'università ne beneficia, cioè a questo paese, alla nostra generazione e a tutte quelle che poi verranno. Grazie. Bene, grazie.